Sì, ciao, ciao a tutti. Allora, metto le mani avanti, questa è la prima lezione che faccio per un corso, quindi fatto. Sì, stasera appunto, sì, sono istruttore istituzionale ormai da un paio d'anni, ma vuol dire che sia un fenomeno, cioè. E niente, appunto, stasera parliamo un po' di flora e fauna. Allora, qui in questo grafico potete vedere la distribuzione e altimetrica delle fasce di vegetazione partendo dalla pianura e andando verso le cime delle montagne. Si può notare che le fasce variano in base anche all'esposizione, esposizione nord, le fasce tendono a essere, diciamo, a finire prima per i climi più caldi e tendono ad essere più grandi per quelli più freddi, contrario a sud, dove troviamo climi quindi un po' più caldi perché c'è più sole, quindi la vegetazione che richiede più sole e quindi anche più calore riesce a spostarsi anche ad altezze più elevate. Ci sono appunto cinque fasce di vegetazione: il piano collinare con la pianura, il piano montano, il subalpino, il piano alpino che è quello delle praterie e poi la parte nei perenni che è la cima delle montagne che per esempio da noi in Appennino non vedrete mai perché non abbiamo montagne così alte. I tipi forestali italiani, cioè i raggruppamenti vegetali di piante che abbiamo in Italia sono principalmente quattro. E variano in base appunto al clima che trovano sul territorio. Possiamo vedere nella prima foto, nella prima mappa, che è il quercetto misto, che è il quercetto che caratterizza anche i nostri boschi e quei pochi boschi che abbiamo nella pianura padana. Un esempio è il bosco Fontana in provincia di Mantova, che è uno degli ultimi esempi di bosco della pianura padana. Fatto è appunto a quercetto misto, ovvero principalmente quercia, farnia, il carpino e più tutti gli altri tipi di altre specie vegetali che si possono trovare, diciamo, dalla pianura alla collina, compreso per esempio, che ne so, il noce. Poi passiamo invece alla faggeta, quindi ci alziamo anche un po' di altitudine, perché comunque la faggeta, come vedremo poi dopo quando andiamo più nello specifico, riguarda già il piano montano, quindi siamo già oltre i 600 metri circa. E la faggeta, che è appunto il faggio, è il principale e tende anche a creare boschi interi di monospecifici, ovvero solo di faggio, ma ci sono anche altre specie vegetali. Poi abbiamo le conifere principalmente, anzi, come si può vedere dalla cartina, esclusivamente sulle Alpi, ma in verità ne abbiamo anche per esempio in Appennino ci sono abetaie, per esempio andando al Monte Prado Cipolla, se si parte da Case Civago, si passa per l'abetina reale che è quella del rifugio Segheria, se non sbaglio. E invece la lecceta che comprende tutta la costa del Tirreno, del medio-basso Adriatico e anche le isole, che per la lecceta è quella che caratterizza anche parte della macchia mediterranea, è caratterizzata appunto da boschi di lecci. Quindi cominciamo con il piano collinare che comprende anche la pianura, piano collinare che si caratterizza appunto dal quercetto misto, dove è la quercia farnia. Quercia farnia, appunto, come indicato, è quella che formava l'antica foresta della pianura padana. Da noi è facile individuare alcuni singoli esemplari nelle nostre passeggiando in campagna, nelle campagne della nostra zona. È facile vedere delle grosse piante. Queste comunque arrivano in metri di altezza e hanno un'eccezionale longevità, infatti possono, non, diciamo, non tranquillamente, però
raggiungono anche oltre i 1.000 anni di vita e li troviamo fino a 800 metri di altitudine, quindi anche in base all'esposizione, perché appunto più trovano un clima favorevole, più possono anche spostarsi verso l'alto. Essendo alberi così grandi e detti anche monumentali, formano loro stessi un habitat per altri esseri viventi. Infatti su questi alberi possiamo trovare tantissimi tipi di insetti, ma anche uccelli che possono farci il nido, per esempio, beh, quelle ghiande. Le ghiande possono essere alimento per gli animali, per esempio pensiamo agli uccelli come la ghiandaia, che prende il nome appunto perché mangia le ghiande, oppure sono utilizzate i boschi di querceto anche per il pascolo diciamo sì, per il pascolo di alcuni animali, per esempio l'allevamento di suini. L'allevamento di suini, quelli allo stato brado, sono lasciati appunto pascolare nei boschi, così possono nutrirsi delle ghiande un'altra specie che caratterizza il criceto misto è l'altra specie che caratterizza il criceto misto, l'antico è quello che formava l'antica foresta della Pinona Padana. Anche questo lo possiamo trovare oltre fino ai 900 metri di altezza, come equivale per la quercia. Sono alberi anche questi monumentali, quindi raggiungono alcune decine di metri. Anche questi possono superare centinaia di anni di vita. E sul Carpino, nelle nostre zone, c'è la leggenda che vuole che la fondazione di Carpi, il nome Carpi, della città di Carpi, prenda il nome proprio da un Carpino, perché il re Longobardo, re Astolfo, che è quello che governava la zona, è appassionato di caccia col falcone. Un giorno il suo falcone preferito volò via, lui lo smarrì. Passarono giorni prima che lui riuscì a ritrovarlo, e lo ritrovò proprio sul ramo di un carpi. La leggenda vuole che fu ritrovato su un ramo. E appunto re Astolfo fondò la città di Carpi, dove aveva ritrovato il falcone, e principalmente si sempre dice che l'albero era ubicato dove adesso c'è la piazza della Sagra di Carpi, quindi la piazzetta dietro la piazza principale di Carpi. Il castagno caratterizza sempre la fascia del piano collinare, però qui ci dobbiamo spostare più in alto, perché il castagno comunque è un albero di collina, non, è molto difficile trovarlo da noi nella pianura. È un albero stato nel passato era molto importante per la vita e per la sopravvivenza delle persone che vivevano in collina, perché tramite le castagne loro traevano il sostentamento, non avendo la possibilità di coltivare così tanto il frumento e le patate, per esempio. Infatti le castagne venivano utilizzate anche per produrre la farina, che adesso si utilizza principalmente in pasticceria per produrre il castagnaccio, ma viene utilizzata la farina per produrre quasi tutto, diciamo, insomma, per la vita. Una curiosità è che al momento la maggior concentrazione di castagni in Italia si trova in Campania, negli Irpini, e infatti circa il 50% della produzione di castagne a livello nazionale viene proprio dall'Irpinia. Alcuni esempi di animali della fascia del piano collinare sono la piccola selvaggina, che è molto facile individuare nelle nostre campagne, come appunto il fagiano e la lepre. Fagiano e lepre, che sono animali abbastanza appunto numerosi nelle nostre campagne, è molto facile camminando incontrarne in giro. E anche la volpe è relativamente è facile incontrarla in campagna, mentre invece il capriolo e il cinghiale si possono ritrovare da noi molto difficilmente in pianura, più facilmente in campagna, specialmente sul nostro Appennino ce ne sono moltissimi. Qui da questa cartina possiamo vedere la distribuzione
a livello nazionale del capriolo. Come possiamo vedere, principalmente appunto Appennino centro-nord, il nostro tra l'Emilia Romagna, la Toscana e le Marche, e più c'è nelle Dolomiti. Invece il cinghiale è presente in tutta Italia, lungo tutta la catena dell'Appennino, fino ad arrivare alle Alpi del Liguri e Piemontesi. In Sardegna abbiamo una sottospecie di cinghiale, perché le specie sia animali che vegetali, vivendo su un'isola, specialmente isole molto distanti dalla terraferma, tendono poi a creare sottospecie caratteristiche del territorio. Un'altra curiosità riguardante la fauna è il cervo, la cervo delle dune, che si ritrova solamente nel bosco della Mesola in provincia di Ferrara. È una sottospecie assolutamente autoctona del nostro territorio ed è l'unica, quella del bosco della Mesola, è l'unica popolazione in Italia. In Italia e ce ne sono qualche centinaio di esemplari, e esistono escursioni guidate che portano a vedere questi cervi, e in più appunto questi cervi sono i discendenti degli antichi cervi della pianura padana, che al momento non esistono più. Continuiamo a salire, arriviamo al Cano Montano, arriviamo circa appunto ai 1000 metri di altezza, 1000 poco più metri di altezza, troviamo la faggeta. Appunto la faggeta, anche questo albero monumentale, può raggiungere i 30 metri di altezza, lo troviamo tra i 700 e i 1000 metri di altezza, quindi assolutamente fascia montana, al centro della fascia montana. I boschi di faggio, quando venivano governate, adesso sono lasciati anche abbastanza allo stato, diciamo, selvatico. Non sono più governati come un tempo i boschi, perché prima il bosco era proprio utilizzato per potersi scaldare, utilizzato domestico. I boschi di faggio venivano governati creando la caratteristica di creare dei polloni, ovvero da una pianta ne possono nascere alla sua base ne possono nascere delle altre. E invece che tenere un solo fusto, che quindi per crescere ci vuole più tempo, e più quando è tirato quel fusto è finita la legna, venivano governati a ceppaio, ovvero dallo stesso punto in cui si genera un tronco, se ne facevano nascere degli altri, in modo che il bosco potesse essere tagliato un po' più lentamente, perché comunque si creavano più alberi dallo stesso albero. Non so se mi sono spiegato proprio precisamente. Sì, va Sì, dal benissimo. faggio. Va benissimo, Federico. E il frutto del faggio sono le fagiole, dalle quali si può ricavare un olio, e se essiccate si può ottenere un surrogato del caffè. E in più nell'antichità era considerato anche un albero sacro, perché appunto poteva prendere anche forme abbastanza strane. Invece nella fascia montana più verso il nord possiamo trovare la betulla, che insieme al faggio, e infatti la betulla ha una resistenza termica molto più elevata rispetto al faggio, la possiamo trovare fino a 2000 metri di altezza, e ha ottime caratteristiche di pionierismo, ovvero riesce a colonizzare anche territori abbastanza disturbati sia dall'uomo, ma può anche essere dalla stessa natura. Per esempio pensiamo vabbè, agli incendi, ma gli incendi possono essere sia da parte dell'uomo, cioè sia dolosi che ma anche territori soggetti a frane, ad erosione. E la betulla, come poi vedremo anche altri alberi, specialmente le conifere, ha ottime caratteristiche, ha ottime capacità per instaurarsi anche in questi territori dove non ha tante risorse come richiederebbero altri tipi di
altre specie vegetali. Appunto, la sua diffusione in montagna è anche favorita dall'abbandono di aree agricole e dalle aree agricole pascolive e dagli incendi. Passiamo alla terza specie vegetale che caratterizza il piano montano, che è il pino nero in particolare. Si trova tra i 200 e i 1500 metri di altezza. Anche questa è una specie con ottime caratteristiche di pionerismo. È una specie relitta, infatti il suo areale nell'antichità era molto più vasto. Poi, a causa dei vari cambiamenti climatici, lo ritroviamo in Appennino, dove vive ottimissimo, nel senso che sì, l'altitudine è quella, ma le caratteristiche dell'ambiente non sono proprio ottimali per la sua vita. Invece, per esempio, sulle Alpi, in Dolomiti, ma anche nelle Alpi occidentali, trova climi molto più favorevoli alla sua diffusione, quindi vive decisamente meglio. E avendo caratteristiche di pionerismo, da noi, ma anche in altri posti, si è utilizzato per il consolidamento di crinali instabili. Il suo bianco in particolare può raggiungere i 50 metri d'altezza se trova le caratteristiche giuste. Per questa altezza è chiamato il principe della foresta, perché è una delle specie vegetali che può raggiungere altezze maggiori, qui almeno in Italia. Lo troviamo tra i 900 e anche i 2100 metri di altezza, quindi già montagna e quasi alta montagna. Nel nostro Appennino è stato utilizzato sia per il consolidamento di terreni instabili, ma anche per il recupero di pascoli di più o meno alta quota che sono stati abbandonati, e il suo utilizzo e il sottobosco che si crea sotto di lui ha favorito anche lo sviluppo di alcune specie di orchidee che se no sarebbero estremamente rare, cioè già sono estremamente rare e di per sé, in più da noi sarebbero ancora più rare, farebbero ancora più fatica a trovare un ambiente ideale in cui vivere. Il pino e l'abete sono molto simili tra di loro, sia proprio come morfologia di albero. Adesso qui le due foto sembrano diverse, ma in verità anche l'abete era parte del tronco nuda, e tutte e due sono aghiformi, tutte e due sono naturalmente conifere. Come possiamo avere, diciamo, la certezza di distinguere i pini dagli abeti? Basta guardare appunto gli aghi e il come sono inseriti all'interno, cioè inseriti sul ramo. Infatti nel pino, che è nella parte sinistra, e gli aghi sono inseriti a ciuffetti sul ramo, e in più spesso e volentieri dalla base di un ago si biforca in due di solito, mentre nell'abete gli aghi dell'abete sono inseriti singolarmente sul ramo. Passiamo quindi alla fauna del piano montano. Troviamo animali, diciamo, decisamente più interessanti e anche più rumorosi, sì, più o meno. Per esempio il gallo cedrone è un animale molto rumoroso nel periodo dell'amore. I maschi fanno parecchio rumore con il loro verso, diciamo, che è proprio caratteristico. In più, il gallo cedrone può aprire la coda a mo' di pavone per farsi vedere, per farsi notare dalle femmine. In montagna troviamo anche il cervo nobile, che è il cervo europeo, animale grande, ungulato, e vive in branchi, però divisi, monosessuati, cioè troviamo piccoli gruppi di maschi e gruppi di femmine. I maschi si incontrano a metà settembre, circa da metà settembre a fine ottobre, durante il periodo degli amori, dove si scontrano
anche, si scontrano sia proprio fisicamente, cioè si incorrono, ma anche si sfidano tramite il bramito, perché a volte basta insomma, ad avere la voce più alta per sovrastare gli altri. E anche qui ci sono molto interessanti le escursioni durante questo periodo dell'anno, e appunto escursioni per andare a sentire il bramito del cervo, ma anche per si può assistere, perché si sa, normalmente si incontrano in posti più o meno sempre gli stessi, diciamo, i ring, proprio si chiamano ring, i punti in cui si incontrano per gli scontri. E bisogna sempre starci abbastanza alla larga, però sì, insomma, si possono fare delle belle escursioni. Poi l'orso è uno dei più grandi carnivori che abbiamo, probabilmente il più grande carnivoro che abbiamo nella nostra nazione. Abbiamo tre popolazioni, tre zone in cui vivono gli orsi in Italia. Sono questa, che è delle Dolomiti di Brenta, dove abbiamo qualche decina di esemplari di orso. Poi abbiamo gli orsi invece che provengono dall'est Europa, perché da noi non ci sono un grossissimo numero di orsi che abbiamo in Italia, mentre nell'est Europa è decisamente più elevato. Nell'est Europa mangiano anche gli orsi, cioè li cacciano tranquillamente e mangiano gli orsi. E infatti gli orsi che si trovano nelle Dolomiti bellunesi o friulane provengono più o meno tutti dalla Slovenia, dall'Austria, sono comunque tutti provenienti dell'est Europa. Abbiamo una sottospecie di orso che appunto è una specie autoctona italiana, la possiamo trovare solamente nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Il lupo è tornato da ormai parecchi anni in Italia. La sua distribuzione, come si può vedere dalla cartina, è lungo tutta la catena appenninica. Infatti noi in Italia abbiamo il nostro lupo, il lupo grigio appenninico, un lupo che è decisamente più piccolo, è comunque una bestia grossa, però è più piccola rispetto a quello che possiamo vedere per esempio nel documentario di National Geographic su, non so, i lupi di Yellowstone o dell'Alaska, e quelli sono lupi decisamente più grossi e più proprio massicci. Il nostro fa, se uno mette a confronto le due foto, fa quasi ridere. E dalla cartina, allora, il colore rosso sono proprio l'areale di dove troviamo praticamente sempre il lupo, mentre giallo è la parte di areale non proprio specifico, dove il lupo c'è e non c'è, insomma non passa tutto il tempo della sua vita in quelle zone lì. Comunque sono animali che si spostano anche di qualche centinaio di chilometri al giorno per cacciare. Spostandoci ancora più in alto, andiamo oltre i 1500 metri d'altezza nel piano subalpino. Questo è il piano dove troviamo gli ultimi specie arboree, gli ultimi alberi, gli ultimi arbusti. Troviamo gli abeti, ma soprattutto troviamo il larice. L'arice, che è una conifera non convenzionale, infatti non è sempre verde. Infatti in autunno si colora di giallo, e spicca all'interno dei boschi di conifere, delle Alpi, che qui ne abbiamo però non tantissimi, mentre è molto più facile incontrarli nel nord Italia, nelle montagne del nord Italia. E poi in inverno perde gli aghi, si spoglia completamente. Resiste fino oltre i 2500 metri di altezza, e oltre la fascia degli alberi, oltre la fascia arborea, è facile incontrarne alcuni isolati, legati su se stessi a causa del vento e della neve.
siccome anche come tutte le conifere hanno un accrescimento molto molto lento e possono raggiungere età considerevoli. Infatti in Val d'Ultimo ci sono 3 esemplari che sono ritenuti millenari. Circa 1930 erano 4 gli esemplari, nel 1930 circa a causa di una tempesta uno degli esemplari si è spezzato e si sono potuti contare gli anelli, gli anelli che lo formavano, gli anelli di accrescimento, e contandoli appunto già nel 1930 aveva quell'esemplare, aveva più di anelli, quindi 3 che sono tuttora viventi e sono dei protetti e sono millenari. L'altro albero che caratterizza il piano subalpino è il pino muto. È un pino che normalmente ha un portamento prostrato al terreno, un andamento quasi strisciante, è difficile trovarne in posizione retta. Questo perché? Perché vive trova il suo habitat sulle rupi e in ambienti molto scoscesi, e infatti hai detto che un'uscita sarà in carica, lì è facilissimo, cioè lì ci sono solo mughi in carica. È anche una pianta officinale, infatti dai suoi rami più giovani non ancora lignificati si ottiene l'olio essenziale al pino mugo. E come ho detto vive sulle rupi e infatti è una di quelle piante che aiuta il consolidamento dei terreni, ma in più è una di quelle specie che salvaguarda il fondovalle dalle slavine più importanti che si possono staccare dalle montagne. Arriviamo quindi al piano alpino, al piano delle praterie, dove troviamo appunto gli ultimi arbusti. Il piano alpino si può dividere in due parti. Abbiamo il piano alpino inferiore e quello superiore. Gli ultimi esempi alberi, appunto di larice, di pino, abete, di mugo, e abbiamo i pascoli alpini. In queste praterie alpine ci sono la maggior parte delle erbe officinali dell'alta montagna. Le principali sono il rododendro, la genziana, l'arnica. Da noi principalmente sono vaccinieto, cioè mirtillaie. Infatti se uno va in Appennino da noi, oltre 1700 metri circa di altezza, si apre la prateria alpina, che da noi sarebbe la prateria appenninica, che è formato principalmente da distese di mirtilli. Infatti il mirtillo poi dell'Appennino modenese è anche IGP. Mentre il piano alpino superiore è una prateria molto povera, formata principalmente da carex. Il carex è quell'erba fastidiosissima, perché è quell'erba ruvida, è quell'erba che gratta, che graffia anche. E quindi è una specie che non è commestibile neanche dagli erbivori che vivono il piano alpino superiore, e troviamo appunto sono radi, nel senso che è una fascia abbastanza sottile, e le praterie a carex non esistono proprio vere e proprie praterie a carex, perché il carex vive principalmente anche questa sulle rupi, non forma delle praterie proprio da pascolo per sia bovini che ovini o anche gli equini. C'è una domanda, Federico. Chiedono qual era l'arnica. Devi tornare indietro di una pagina. Sì. Perché l'arnica era quella. Questo fiore si vede, perché io non lo vedo. Cioè, sì. No, si vede. Davanti. È quello giallo che sembra una margherita. Sì, esattamente. Mentre la genziana è quello. Lì è sempre quello giallo mangiare. Al centro, e invece il rododendro, che è detta anche rosa delle Alpi, è questo qua. Ok,
Qui troviamo sia qui che anche nella zona, nel piano alpino superiore, troviamo anche, per esempio, la stella alpina, che anche appunto anche in Carega è facile incontrarla, c'è anche tranquillamente in Carega, adesso non so quanta neve ci sia ancora, credo ancora parecchia neve, quindi non sarà proprio facilissimo vederla, però sappiate che c'è, noi abbiamo ancora 2 settimane, quindi direi che insomma, il caldo ci dovrebbe aiutare. E gli animali che caratterizzano questa fascia, oltre a quelli del piano montano, perché comunque l'orso lo si può trovare anche oltre i 2000 metri di altezza, come anche il lupo può utilizzare le praterie per spostarsi più velocemente da un territorio all'altro. E troviamo la marmotta, che c'è anche da noi in Appennino, come anche l'aquila reale è presente da noi in Appennino. E la marmotta è un animale che forma delle enormi colonie che scavano gallerie sottoterra. Ci sono gli esemplari di vedetta che stanno appunto di guardia, mentre gli altri no, per avvertire tutti i loro compari che c'è un pericolo che può essere reale, ma anche immaginare molto, sentono che facilmente, nel senso, basta un'ombra che loro cominciano a fischiare. Anche l'aquila reale è presente da noi in Appennino, mentre il camoscio e lo stambecco caratterizzano più la parte a nord dell'Italia. Lo stambecco lo troviamo nelle Alpi occidentali, nella zona dei 4000, e anche questo, come poi anche gli altri ungulati, formano gruppi monosessuati di maschi e femmine. Anche i maschi, anche in questo caso, come anche i camosci, si ritrovano durante la stagione degli amori per stabilire chi debba accoppiarsi e chi no. Il camoscio è molto facile nelle piccole Dolomiti, zona Carega, è molto facile avvistare perché ce ne sono veramente tanti. E ogni tanto sono anche pericolose quando si va ad arrampicare, perché quelli scaricano sassi senza pensare che ci sia qualcuno sotto ad arrampicare, giustamente. E l'ultima curiosità. C'era Lorenzo che chiedeva fino a che quota, cioè qual è la quota del cinghiale, perché la collina arriva fino ai 1000. Non ho sentito. Il cinghiale. Non ho sentito la domanda, scusa. E chiedeva Lorenzo il cinghiale fino a che quota? Il cinghiale, tutta la fascia collinare, fino verso i 1000 metri al massimo. È più un animale appunto della collina che dell'alta montagna. Vive più nei boschi, dove trova più un ambiente più umido e quindi più... Non ti sentiamo. Era sparita la voce. No, dicevo che essendo un suino deve comunque trovare un ambiente umido, e abbastanza umido per mantenere la pelliccia umida, perché i suini sono creati da una facilità di la pelliccia. I suini si secca molto facilmente e che gli dà parecchio fastidio. Un'ultima curiosità prima di finire. Ho parlato di caprioli di cervi, non del daino, che è un altro cervide che si trova anche questo nella collina, nella fascia montana. E un cervide che è caratterizzato è questo qua. Le corna sono... Adesso non c'è una foto delle corna, non ho messo una foto con le corna, ma le corna sono molto diverse sia dal capriolo che dal cervo. Sono corna ricoperte di un velluto, sono sempre ricoperte da un velluto, ed in più allora, un secondo che ve lo spiego. Le corna del cervo sono fatte, diciamo, il palco del cervo è fatto a punte.
mentre il palco del daino è ricoperto di velluto e non ci sono, per esempio, queste anse, non ci sono perché è proprio ricoperto anche di pelle. Raramente ci sono proprio a punta così le corna del daino. In più il manto rispetto agli altri ha delle macchioline bianche. Però se noi incontriamo solo esemplari femmina dei cervini, come possiamo riconoscerli abbastanza facilmente e tranquillamente? Allora, se li vediamo in faccia, il capriolo, che è questo, ha un anello bianco sul muso, a livello del naso, che appunto circonda tutto la punta del muso dell'animale. Anche il daino ce l'ha simile, ma non così marcato come il capriolo. Ma la parte proprio più caratteristica per riconoscere questi tipi di cervidi è il famoso lato B. Infatti, guardando il lato B dei cervidi, si capisce istantaneamente con che specie abbiamo a che fare. Infatti, lo specchio anale del capriolo è completamente bianco, con una falsa coda. Questi sono peli, ma non è una vera e propria coda, come può invece avere, cioè come invece ha il cervo, che invece, come possiamo vedere, ha un fondoschiena praticamente tutto marrone. Questo invece è il fondoschiena del daino, dove è caratterizzato da queste tre strisce. Ecco, questo è un esemplare maschio. Come possiamo vedere, ha una striscia nera lungitudinalmente sulla schiena, e il manto appunto è caratterizzato da queste macchioline bianche che invece i suoi cugini non hanno. Io avrei finito. Non so quanto ti ho messo, però... Sei stato velocissimo, sei stato. Immaginavo. Io volevo fare qualche approfondimento, perché mi sembra giusto, insomma. Per esempio, tu parli di palco e di corna, in realtà sono due cose ben distinte, il palco e le corna, tant'è che il cervo ha un palco, non ha delle corna. Sì, non ha le corna. Ecco, allora, racconta tu qual è la differenza tra palco e corna. Allora, le corna del... Foto. Allora, beh, queste sono corna, perché queste rimangono tutto il tempo dell'anno. L'animale nasce nasce senza corna, con l'accrescimento le corna spuntano e continuano a crescere lungo tutta la vita dell'animale. Infatti gli anelli che formano proprio la lunghezza del corno, qui si vede molto bene, e indicano gli anni di vita, più o meno indicano gli anni di vita dell'animale. E mentre invece il cervo, il capriolo, il daino, tutti i cervidi, invece le corna spuntano in primavera, tutte le primavere spuntano le corna e si accrescono fino alla stagione degli amori, appunto settembre-ottobre, poi in inverno cadono, si staccano per poi ricrescere durante appunto la primavera. Ogni anno poi ricrescono più velocemente e quindi, cioè, più velocemente e anche in dimensioni in base all'età dell'animale. Benissimo. Una cosa che ci hanno raccontato una volta che siamo andati ad ascoltare, abbiamo fatto una gita per andare ad ascoltare il bramito del cervo, che appunto, come dicevi tu, consiglio vivamente perché è una cosa ineguagliabile. È un po' come andare a sentire l'ululato del lupo di notte, insomma, anche lì sono quelle emozioni che sono rare e danno veramente tanto. E chi ci aveva accompagnato ci aveva raccontato che, allora, intanto, più il cervo è anziano e più è appetibile per la femmina. Non è come Sì. per gli umani, che invece più è vecchio e meno, cioè vogliono la roba giovane. Lì vogliono il cervo più anziano. E il cervo più anziano è quello che ha le corna più grosse, perché via via fa prima a svilupparle nel breve tempo che tiene queste corna.
E quindi per poter reggere questo palco, in realtà, non queste corna, questo palco che è pesante, ha un collo molto grosso, cioè e più il palco è grosso, più il collo è grosso, e quindi quando fa questo bramito ha un suono veramente, cioè avendo questo collo grosso fa un rumore molto particolare, insomma, e quindi la femmina rimane stupita sia da questo rumore, sia da questo palco che è grosso. E per farlo sembrare ancora più grosso, a volte conficcano le corna in mezzo alle sterpaglie, così in modo che si Sì. riempiano di roba e dopo fanno i toghi con le femmine facendo finta di avere delle corna ancora più grosse. Oppure anche andando a... si chiamano insogli, sono queste pozzanghere di fango dove ci si sdraiano così, un po' per pulirsi probabilmente il pelo, ma anche per sembrare più grossi, insomma, perché alla fine diventano più grossi con questo fango. Niente, insomma, quella volta che eravamo andati a sentire il bramito del cervo, siccome sono matti questi qua quando vanno in calore, fanno, cioè, delle cose da matti proprio, peggio degli uomini, e corrono e si riesce a capire quando attraversano i sentieri, perché magari attraversano, lasciano un po' il buco nella siepe che attraversano ai lati del sentiero, e hanno un odore che è di un selvatico Sì. allucinante. Ce l'aveva fatto notare, perché insomma diceva: se state attenti e annusate, capite che di qua è passato il cervo imbizzarrito, perché insomma ha lasciato questo, non so se sono i feromoni o che cosa, insomma lasciano un odore che è assolutamente distinguibilissimo. E basta, io poi non ho altre curiosità. Se qualcuno però ha delle domande da fare o delle cose da precisare, insomma, visto che con i tempi ci siamo. Ciao, ti volevo chiedere, ma per esempio del camoscio, non esiste anche per lui una specie autoctona diciamo, in centro Italia, nella zona dell'Abruzzo? Sì, dovrebbe esistere sempre nella zona dell'Abruzzo una specie Così autoctona. come per l'orso marsicano, c'è anche. Sì. Devi attivare l'audio. Sì, me ne sono accorta adesso, l'ho spento. Niente, stavo dicendo che se non ci sono domande, lasciamo andare Federico e diamo un attimo le indicazioni per domenica. Dicevo che è stato bravo, molto veloce, è stato bravo. Prossima ora la faccio più lunga allora. Sì, la fai un po' più lunga e questo vuol già dire che ti offri per la prossima. Volevo solo rassicurarti per quanto riguarda le domande, che sì, sono poche perché con la DAD non è così facile. Insomma, adesso qui vedo che c'è una domanda di Lorenzo che chiede se lo stambecco invece è presente nella zona delle Orobie. Io nelle Orobie non ci sono mai stata, quindi non... Zona Robbia, sì, comunque non nelle Dolomiti no, perché lui vive un po' più in alto che il camoscio, ricerca comunque ghiacciai, ricerca territori diversi rispetto al camoscio che invece vive lungo sulle Rupi, diciamo. Sì. Sì, infatti lo Posso stambecco fare io una l'ho visto solo in domanda? Val d'Aosta. Sì, ma ad Certo. oggi ce ne sono tantissimi. Sì. No. È proprio facile, facile, facile incontrarli in Val d'Aosta. Vai Volevo Margherita. sapere,
Ma tipo l'essere umano quando vede in natura appunto questi animali, cioè qual è la regola, oltre al rispetto ovviamente, che deve avere per questi esseri viventi meravigliosi? Perché a volte sono anche per loro paura, forse, cioè, pericolosi, cosa magari ci consigli di fare, di non fare, di non accarezzarli, Allora, di presumo, se uno riesce avvicinarsi il più a avvicinarsi. possibile. No, appunto, immagino. Perché, per esempio, appunto il camoscio in Val d'Aosta è molto abituato alla presenza dell'uomo e si fa avvicinare molto facilmente. Però questi animali, cioè, pesano qualche centinaio di chili e se uno è molto vicino e lui si spaventa perché noi ci mettiamo le mani in tasca per tirare fuori il telefono e ci carica, cioè, può fare parecchio male come animale. Certo, E no, quindi sì, è io buona non so regola quella. comunque non avvicinarsi mai agli animali, perché anche a volte, insomma, quando si incontrano le mucche al pascolo, che sono lì magari sedute, insomma, sono belle da vedere così, e a volte si va lì e si accarezzano, però, insomma, ricordiamoci. Pensiamo se fossimo noi lì che stiamo facendoci i cazzi nostri e viene lì uno, oh, che bellino, e ti viene ad accarezzare. Magari trovi uno che ti manda fanculo e un altro magari che ti dà un calcio. E quindi insomma, vanno lasciati stare. Sì, Poi una è cosa molto vero. importante che non ho detto è i cuccioli, specialmente i cuccioli di capriolo, di Esatto. cervo, ma anche di camosci, di stambecco, si possono trovare nei prati, nascosti nei prati coricati. Perché semmai la madre è in giro a mangiare, sono specialmente i cuccioli quelli che prendono proprio ancora il latte, la madre li lascia da soli, li nasconde, ma li tiene comunque sempre sotto occhio, anche se non la vediamo, lei comunque è nei paraggi e li vede. Infatti appena noi anche solo ci avviciniamo inconsapevolmente che da quelle parti c'è un piccolo, loro cominciano a impazzire, a fare dei salti, a fare dei versi per attirare l'attenzione su di loro, in modo che sia un uomo, sia che sia un predatore, si sposta verso di lei e non verso il cucciolo. Una cosa molto importante è non toccarli mai i cuccioli, perché una volta che noi li tocchiamo, loro prendono comunque anche in minima parte l'odore dell'uomo e la madre non li riconosce più. E quindi poi li abbandona, cioè lasciandoli lì, non tornerà mai più, e quindi poi quelli sono destinati purtroppo a morire, o di fame, o perché passa qualcuno che li porta via, ma non toccate mai i cuccioli di questi animali se vi dovesse mai capitare di incontrarli. Se invece trovate le corna, prendetele e portatele a casa che siete stati molto fortunati. Io in tanti anni che vado in montagna non ho Anch'io. mai trovato Mai. le corna, mai, mai, mai. Comunque sì, insomma, la parola giusta è rispetto. Rispetto vuol dire loro sono nel loro ambiente, noi siamo a casa loro. Per cui io in tanti anni non ho mai avuto problemi con nessun animale. E probabilmente c'entra anche la fortuna, però sì, una cosa che va detta è che le femmine con i cuccioli possono, cioè se noi non ci accorgiamo, per esempio con i cinghiali piuttosto che con altri animali che ci stiamo avvicinando ai cuccioli, magari si possono arrabbiare le femmine per proteggerli, ecco, non ce l'hanno con noi, anzi di solito gli animali selvatici hanno paura dell'uomo perché l'uomo di solito li caccia e quindi loro lo sanno e cercano di scappare, a volte però non se ne accorgono perché magari siamo sotto vento. E quindi ci sentono all'ultimo minuto e impauriti, magari potrebbero fare qualche cosa di spiacevole, ecco. Però difficilmente, io non ho mai sentito, cioè si è sentito di uomini attaccati dagli animali, ma ci dicevano che sono un po' delle fake news, insomma, non sono gli animali che hanno attaccato gli uomini, bensì gli uomini che hanno fatto la cosa sbagliata. Magari avevano il cane con sé e l'orso, nel caso dell'orso,
era impaurito perché il cane gli andava addosso e l'uomo voleva difendere il proprio cane e l'orso gli ha dato una zampata, insomma, niente di che. Però, insomma, se noi li lasciamo per i propri, li lasciamo stare gli Sì, animali lasciano senza stare noi. invadere il loro spazio. Anche Esatto. perché rispetto all'orso mi veniva in mente un racconto di una mia amica che ha fatto un viaggio in Alaska e lì ci sono orsi ben diversi rispetto ai nostri, ma lì secondo me c'è anche una questione di invasione dell'ambiente, cioè il fatto di dire io per forza voglio tentare l'avventura e vado, come dicevi tu, a casa di qualcuno che può non Sì. gradire la mia presenza, solo che lì appunto non sono dei piccoli orsacchiotti che tutto sommato non dico innocui, ma lì è veramente pericoloso. Quindi il limite, secondo me, ecco, fa parte di quel discorso del rispetto che dicevi tu, capire fin dove puoi invadere lo spazio degli altri e goderti comunque un patrimonio naturale che sicuramente merita di essere visto, ecco. Dal suo racconto mi sembra che c'era stata appunto la voglia di pervedere, ecco, si sono trovati in alcune situazioni un po' delicate, però era l'Alaska ed erano orsi molto diversi. Esatto, cioè noi stiamo parlando di animali, di fauna italiana, ragazzi, Certo. cioè se si va altrove bisogna un attimo prendere con le pinze tutto questo. Ci chiedeva Lorenzo se c'è una ragione principale per cui i lupi più spesso li vediamo in pianura. Perché comunque loro si spostano appunto sulle grandi distanze ed utilizzano la pianura per spostarsi più velocemente. Li troviamo anche sulle strade, proprio perché le strade tagliano i vari ambienti e quindi li velocizza lo spostamento tra una zona e l'altra. Ma questo succede anche per esempio i caprioli è possibile ogni tanto, in certe particolari stagioni si possono vedere anche da noi in pianura, perché semmai lassù c'è freddo e quindi scendono verso la pianura per cercare il sostentamento. E in più Esatto. appunto si possono vedere in pianura, ma si possono proprio vedere anche per strada poi, bisogna avere molta fortuna, però utilizzano le strade, specialmente non so, di notte, per spostarsi, perché comunque la strada è molto più comodo, cioè spostarsi su una strada che spostarsi in un ambiente aperto. Sì, è di pochi giorni fa un incidente proprio di un capriolo che ha Sì. attraversato la strada un'auto e la signora dell'auto dopo è morta, insomma, però purtroppo, insomma, può capitare che attraversino la strada, tra l'altro, insomma, escono di solito, insomma, si fa fatica a vederli subito e quindi, insomma, è un po' un pericolo. E diciamo che cominciano a scendere i caprioli in pianura per cercare da mangiare, lo trovano, e i lupi per la stessa cosa. Poi ci Sì. sono i caprioli che sono predati dai lupi, ci sono le nutrie, anche queste che insomma, vengono mangiate. Insomma, il cibo c'è per tutti in pianura, basta lasciarli selvatici, come ci dicevano anche, abbiamo visto con quella serata che abbiamo fatto con Willy Regioni, insomma. Dobbiamo sempre ricordarci che sono animali selvatici e non dobbiamo pensare di addomesticarli e quindi di dargli noi da mangiare cercando di appunto addomesticare questi animali che nascono selvatici e devono rimanere selvatici e l'uomo non è abituato ad avere a che fare con il selvatico. Noi non abbiamo disimparato ormai, sono troppi anni che siamo lontani dal selvatico, per cui insomma o impariamo bene come ci si comporta oppure ne stiamo lontani e li lasciamo alla loro vita, perché altrimenti se cerchiamo di intrometterci rischiamo di fare delle cose sbagliate sia per loro che per noi. Tutto a posto allora? Sono le 10. Velocissimo.
Niente, se non ci sono domande, ragazzi, io saluto Federico e poi dopo ci colleghiamo solo noi, che vi racconto un attimo per domenica, che ormai insomma siete già tutti bravi, quindi si farà presto. Domande, niente ancora? Tutto a posto? Bene, ok. Ciao Federico, no. ci torniamo a sentire. Sì. Ci torniamo a sentire per un'altra sì, serata. Sì. Ok. Grazie. Va bene, adesso come si fa a uscire? No? Cos'è? Termina. Abbandono. Cos'è? Boh, ragazzi, adesso ne parleremo anche della fauna durante le escursioni. Allora, domenica la gita, come avete visto dalla relazione che vi ho inviato e che vi verrà consegnata in cartacea appunto domenica, andremo all'Alpe Sidola, che è una cima che è proprio sopra Pieve Pelago e sotto alla quale passa la via Vandelli, tant'è che nel nostro itinerario prima la incrociamo durante la salita e poi durante la discesa ne percorriamo un paio di chilometri della via Vandelli, che è una via storica, e anche lì vi racconteremo, perché poi insomma è in programma quest'altro anno di sensibilizzare un po' la cittadinanza per percorrerla a piedi il più possibile. È una strada appunto che collegava Modena a Massa Carrara e fu costruita circa a metà la prima metà del Settecento dal duca di Modena appunto. E comunque insomma ne parleremo domenica. Ci troviamo come la domenica scorsa sempre al piazzale del parcheggio del CAI a Carpi. Direi che ci troviamo tutti lì a Carpi, penso meno Marco Maltesi, perché lui viene da Bologna, quindi si farà trovare, adesso lì ci si sentirà bene, perché lui insomma verrà giù in autostrada, uscirà Modena Sud, non so se c'è un'altra uscita ancora più vicina, insomma noi dobbiamo fare la nuova Estense praticamente. E quindi insomma giriamo, facciamo la complanare di Modena e poi andiamo su verso Pavullo, Lama Mocogno, e poi scendiamo per la scorciatoia e si arriva in breve a Pieve Pelago. Pieve Pelago faremo la seconda colazione e poi dopo da lì andremo su a Sant'Andrea Pelago, che è poco più sopra, dove lasceremo le macchine, le auto. Quindi cercheremo, adesso se mi ricordo provo a telefonare ai vigili per sapere appunto quanti si può stare in macchina, perché non c'è tanto posto per le macchine dove le parcheggeremo. Il giro è molto bello e panoramico, perché l'Alpe Sigola è un po' staccata dal crinale. E quindi una volta che si arriva in cima, se il tempo è buono, si riesce a vedere praticamente tutto il crinale appenninico dal modenese al reggiano e poi dopo dietro tutta la pianura, anche quindi la visuale è discreta. Non è altissima, perché comunque insomma non si arrivano a delle quote alte, ed è stata scelta proprio per quello, perché altrimenti quella che era la nuda prevista, c'è un po' più di neve, e lì invece non ce n'è. Troveremo anche una torbiera mentre saliamo, che anche lì vi racconterò insomma come veniva usata. E basta, prendete sempre il solito pranzo al sacco, avremo due sorgenti, incontreremo una appena si parte e una poco prima a un'ora, una mezz'oretta circa dall'arrivo in discesa, per cui insomma di acqua dovrebbe essercene. E poi niente, insomma, Pieve Pelago è una bella cittadina, la Margherita la conosce, quindi magari se riesce
ad indicarci poi un posto dove fermarci. Sì, sì, infatti anche per colazione, io adesso domani vado su, ti volevo dire che forse sabato resto su, quindi magari ci immaginavo. possiamo vedere là, può essere che faccia questa mossa, però ti aggiorno perché devo capire se devo rientrare a casa oppure no, in caso ci vediamo direttamente là, perché ho visto che vi fermate anche a colazione, leggevo a Esatto. Pievepelago. A Pieve Pelago arriveremo nella piazza, non so se si chiama Vittorio Veneto, quella grande. Sì, perché c'è dove c'è posta, municipio, e dietro c'è la mia Esatto. scuola, quindi Esatto, quella lì è una avete, sì, no, è piazza. tutto E lì. lì vicino ci sono due bar, insomma, abbastanza forniti, per cui Sì. va bene. Ci incontriamo alle 7:15, quindi al parcheggio del CAI, per poi partire verso le 7. Comunque, cosa secondo me migliore, lì non c'è proprio da parcheggiare in quella piazza, però subito lì dietro, se voi seguite, appena arrivate al bivio, prendete la destra per la chiesa, subito lì c'è un parcheggio enorme, ma forse ci sei già stato, magari lo sai, conviene lasciare No. lì la macchina e in 2 minuti siete in piazza, perché in piazza c'è un disco orario, ci sono pochissimi posti, quindi c'è proprio un Vabbè, parcheggio subito. noi di solito arriviamo molto presto e abbiamo sempre trovato posto, perché poi insomma Ah, siamo lì ok, prima delle perfetto. 9, quindi Beh, di allora. solito l'abbiamo sempre trovato, però sì, Cioè, in caso c'è dopo questa vediamo. opzione, sì, ma se in effetti l'orario. Poi ci sentiamo, a che ora dovreste arrivare a Pievepelago? Così anch'io. Appunto, secondo me, adesso io non ho guardato bene, però partendo alle 7, pensando di partire alle 7, dovremmo arrivare prima delle 9, secondo me alle 8:30 dovremmo già essere lì, perché traffico Ok, a quell'ora non se ne trova. no, poi trovate C'è le Sandro che strade messe storce un bene po'. perché col Giro d'Italia le hanno rifatte, quindi trovate Ah. anche dei bei Vabbè, però tracci. ci Mi sono i dà un'ora e limiti e ci quaranta. sono. 1:40, sì, quindi alle 9:20, 9:15 saremo lì, perché comunque ci sono i limiti da rispettare, perché anche lungo la nuova estense ci hanno messo qualche bamboccetto arancio in giro e è meglio stare attenti, insomma. Sì, sopra Pavullo non dovrebbe esserci niente, quindi se trovate, cioè proprio a livello di controlli di strada così, giusto perché ho sperimentato, mi sono documentata. Ok, Ok. ti faccio solo sapere, ecco, se ci troviamo lì direttamente in piazza oppure vengo a Carpi, devo solo capire una cosa a casa, però. Ok, Bene, ricordatevi sempre il ottima scelta, cambio. così domani in caso sento qualche consiglio da qualche collega del posto, però Va sei bene. super organizzata, quindi No, 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 so ovviamente. che l'anno scorso ci avevano portato in un barettino che c'è praticamente sotto al ponte della strada nuova che taglia fuori Pieve Pelago, che c'è un parco. Praticamente di fianco al fiume, al torrente, e quindi Ma dici nel per la parche. colazione alla mattina? Ah, No, 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 per quando torniamo eventualmente, se ci vogliamo fermare. No, per la colazione lì in piazza c'è sia il ok. Sì, bar ce n'è che va uno, pure verso. uno, dolce Oppure vita c'è si chiama, la qualcosa del Dolce Vita, genere. la Dolce Vita però è molto piccola, però eventualmente c'è sia quella che quell'altro lì vicino alla Esatto. piazza. Sì. Sì. No, li conosciamo a Pieve Pelago, ormai non sono di casa, ma poco ci manca. Va bene, ragazzi, ci vediamo allora. Qui non c'è più niente. Ci vediamo domenica mattina. Abbiamo fatto prestissimo questa sera. Poi dopo chiacchiereremo domenica. Volevo sapere degli istruttori chi c'era, chi ci sarà domenica.